Ad oltre un mese dall'inizio del conflitto sono 3 milioni 800 mila gli ucraini che hanno trovato rifugio nei paesi dell'Unione, principalmente donne e bambini. Per far fronte a un'emergenza senza precedenti, la Commissione europea ha presentato nel corso di una riunione tra i ministri degli interni dei 27 paesi UE un piano di 10 punti per l'accoglienza dei profughi. Sarà attivata una piattaforma comune per registrare chi fugge e per gestire le richieste di protezione temporanea. Al momento le domande presentate sono solo 800 mila, ha spiegato la commissaria agli affari interni Johansson. È probabile però che nelle prossime settimane le richieste aumenteranno. Per ora la tendenza è di fermarsi nei paesi confinanti con l'Ucraina, di cui la necessità di sostenere soprattutto gli stati che hanno un numero maggiore di profughi, a cominciare dalla Polonia, ormai al collasso con oltre 2 milioni di rifugiati. In difficoltà anche Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca e anche la Moldavia, dove ci sono già 100 mila rifugiati che devono essere ricollocati nei paesi dell'Unione. Bruxelles si impegna a garantire a ogni profugo 1.000 euro e mezzi gratuiti per spostarsi e raggiungere la destinazione finale. Una sorta di incentivo alla redistribuzione, con l'impegno a ridiscutere il vecchio patto per l'immigrazione e l'asilo, fermo da tempo a causa di alcuni governi, soprattutto quelli del nord, Polonia in primis, che si sono sempre opposti a condividere la ripartizione dei migranti arrivati dall'Africa. Anche l'Italia farà la sua parte come sempre, ha ribadito al termine del vertice la ministra dell'interno Lamorgese, non solo supportando i paesi più esposti, ma anche valutando l'ipotesi di un contributo economico diretto per i rifugiati ucraini, fino a 350 euro per ogni profugo adulto titolare della protezione temporanea e di 150 euro per ogni minore, e un aiuto economico anche a chi li ospiterà.